Nel nostro territorio l'olivicoltura risale dai tempi dei Romani, perché siamo sul Mediterraneo e quello che è fantastico è che noi appunto siamo ad un'altezza tale dove permette una buona coltivazione delle olive. E c'è un incrocio di brezze sia marine che montane, perché noi siamo a 18 km dal mare e 45 minuti dal Gran Sasso. E il Gran Sasso poi fa anche da barriera per tutte le intemperanze atmosferiche che arrivano dalla parte del Tirreno. Ed è una barriera effettiva, tant'è che poi la catena del Gran Sasso e della Maiella, che si chiama tale perché è la piccola Maia, in effetti protegge pesantemente il nostro territorio e evidentemente ci dà tutti questi profumi e questi sapori che noi sentiamo e vediamo nei nostri prodotti, specificatamente nell'olio. Ma la produzione dell'ulivo viene appunto dai tempi dei Romani, per cui c'è una tradizione ed è un prodotto tipico appunto per qualsiasi tipo di alimento. Noi usiamo per tutto, sia per il cibo che per la conservazione che per la cosmetica, tant'è che noi adesso abbiamo anche una linea di cosmesi proprio con olio extravergine d'oliva e non con olive, con olio di oliva, ma con olio extravergine d'oliva.